Buonasera. Mi allego subito alla presentazione della prova costume dicendo che io non ho mai avuto paura della prova costume. È sempre stato un costume che ha avuto paura in me. Detto questo, benvenuti all'ultima puntata della rubrica Quella vecchia pandemia, IA-IA-O. Quello che abbiamo capito in questi due anni è che con l'alzare delle temperature il virus un po' si nasconde, vero? Allora che temperature di questi giorni il virus aveva proprio sparito. Ha fatto così caldo a Napoli che pure Cristo velato si è scumigliato. E la statua del Cristo velato, opera meravigliosa di Giuseppe San Martino, ha detto guardi il lenzolino è di marmo ma non ce la faccio più e se l'è tolto perché veramente faceva molto caldo. Un giugno così caldo, io non me lo ricordo da giugno scorso. Perché qua ogni anno peggiora e noi diciamo sempre le stesse cose. Intanto con le temperature molto elevate possono esserci anche eventi climatici forti, catastrofici, no? Come per esempio la settimana scorsa ho letto tromba marina sulle spiagge di Rimini e ci può stare. Il giorno dopo, tromba marina sulle spiagge di Falconara. Due giorni, tromba marina sulle spiagge del Cilento. Cara signora Marina, a parte che stai facendo un giro d'Italia, ma una stanza lietta la tieni, sì o no? Quindi abbiamo capito che d'inverno bisogna combattere con quella vecchia pandemia, ed estate dobbiamo combattere con il caldo, però quest'anno abbiamo qualche strumento in meno, perché siamo terrorizzati, non volimmo appicciò un condizionatore, a parte la bollette, pure le parole di Mario Draghi, che un giorno disse ho il condizionatore o la pace, caro Mario Draghi, ma la pace tutta la vita, solo che ti a mettere pure un po' grindivan a nostra. Caro Mario Draghi, se uno di noi tiene la moglie a casa che ha menopausa e fuori ci stanno 40 gradi all'ombra, io lo spingo pure il condizionatore per la pace nel mondo, ma a roppo scoppia la guerra a casa mia. Guardate, è un termine questo che ho glissato volutamente per tutta l'edizione perché sono veramente terrorizzato da questo termine, anche perché l'altro giorno, il 2 giugno, ho visto la parata e ho visto proprio una mala parata. Perché diciamoci la verità, ma lo ci appresentiamo noi. Ma qua se ci attaccano, noi come ci difendiamo? Che il racchetto per zanzare? Io non penso che possiamo difendere i nostri confini che zambironi, non penso che può funzionare. Perciò lo Stato ha detto, no, limitiamo i condizionatori. Però lo stesso Stato poi ha messo il bonus per comprarli. E che mucca ti fa un condizionatore? Guarda, è un po' come dire ti faccio lo sconto sui preservativi, però può fare solo i gavettoni. Capisci? La verità è che l'unico che sta combattendo in Italia in questo momento è il nostro portafoglio con tutti questi aumenti. La benzina è inarrestabile. Oramai costa come il vino. Infatti c'è qualcuno che non prende più il litro, lo prende a calice. Capite che se ti avvicini dal benzinaio col 5 euro in mano, chi ne tu guarda schifata non si alza proprio, ti manda il ragazzo che ti stacca la pompa, ti fa sentire l'odore. Che stivi? Ma fatela per 5. Aumenta tutto. Un chilo di ciliegie 8 euro, ma dentro ci sta l'osso o sto diamante. E poi se vai in spiaggia, ha ragione l'incazza news. Perché la notizia dell'altro giorno è proprio quella. Due lettini e un ombrellone possono arrivare fino a 75 euro. Ma secondo me è un prezzo giustissimo. Però a roppa mi porta a casa. Mannaggia. Ma no, no, non possiamo rinunciare a queste cose. Rinuncio al condizionatore va bene, se ci limitate pure la spiaggia, noi un po' che frisca, lo sciupiamo. Io già sono stato sulla spiaggia, l'unica cosa che ho notato è che con quella vecchia pandemia, quelli che hanno continuato a lavorare, secondo me, sono stati i tatuatori, perché i tatuaggi sono aumentati a dismisura, anche un po' quelli un po' nascosti, e la spiaggia è il luogo deputato per metterli in mostra. Anzi, per farli vedere bisogna avere anche un costume sempre più piccolo. Oramai i costumi delle donne sono così piccoli che te li incartano direttamente in due scontrini.
Il maschietto invece sulla spiaggia, oltre che il tatuaggio, deve mostrare anche i sacrifici che ha fatto per un anno intero in palestra. Allora il video che scende proprio tutto quanto così, tutti belli pompati. Cioè, ma allora sei invidioso? Sì. Che volete fare? Io non sono un ventrepiattista. A me a Tartarugo si è cappottato con tutto zainetto. Ero piccolino, volevo diventare come Big Jim e ha già fatta fine e Winnie the Pooh. Mi fanno cenno. Ho concluso il tempo a mia disposizione e volevo salutarvi. Salutare questa edizione della vecchia pandemia. Con una richiesta. Con l'estate riprendono gli spettacoli dal vivo. Se potete veniteci a trovare, perché uno spettacolo dal vivo regala emozioni che nessuna piattaforma digitale può regalare. E poi se venite ci fate veramente contenti a noi e al comparto tecnico che ci supporta. Perché credetemi, forse siamo stati tra le categorie più maltrattate da quella vecchia pandemia. Ciao!